Scusate, scusate. Ebbene, amici fratelli della congrega, indovinate di che film si tratti? Trattato. Non voglio ritrattare nulla contro chi mi trattò da ratto. Mi è venuto così. Cinque colpi del dito. E io mi punto il dito. Poi andrò a parare su una nuova vita. Uscirà la prossima settimana nuovamente. Uscì della morte dell'amore. E viva anche Viggo Mortensen. E mortacci vostri. Tu non sei una persona cattiva. Fantastico. Ma che c'entra col titolo di questo video? Sarà un video delirante, anche scalciante, un falò presto danzante. Sono dato, forse rintronato a fulminare alto. Ho infatuato e della vita ancora innamorato, forse solamente infatuato. Molto carezzevole questa musica, da salire. Questo è un balletto un po' da Joker. Questa sedia non era preparata per questo video qua. Questa sedia qui a rompere i maroni stava. Ora sta là e poi di nuovo qua, più da calà. Molto Bruce Lee dice una volta lui, che ne prende tante da Brad Pitt. Sei stato poco attento, vecchio. Prova con questo. Indio, il gioco lo conosci. Uomini, una mossa, quella praticata dalla sposa, molto Achille il guerriero. Io sono nato sotto la stella di Okuto, o Oku. Era così, no? Mi ricordi, le memories, no? No, lei è un tipo poco acuto, mi rivolgo a lei. Lei mi sta guardando, mi sta squadrando, mi sta giudicando. Orfani Sergio Bonelli, conoscete Tiziano Stravi? Ma, una nuova vita, vedete, è molto Darkman alla Sam Raimi. Questo Vendicatore, questo Liam Neeson, poi ricreato in Taken, questa saga io ritroverò. Questo invece è il commissario Falò, ma è un personaggio straordinario. Va in giro, origlia, è sveglio. Viene a volte sorvegliato, perché la gente pensa che sia un tipo strano, eh? Va tenuto sotto controllo. Bisogna tenerlo d'occhio invece, in senso positivo. E basta. Trattarlo da Pinocchio, da Finocchio e fargli il malocchio. Mi è venuto così. Il genius, pop.
Quante pene? Infatti, pene si può pluralizzare. I peni, sì. I peni amati dalle donne, sì, come Uma Thurman che stette anche con quelli della Dio so cose e cosce che voi umani non potreste nemmeno immaginare. Le memorie della Blade Runner, ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Thanos. E tutti quei che avranno battuto nel tempo come la pioggia. Allora, riagganciamoci a un passato. Un passato in cui puntualmente uscivo una volta al mese, a settimana, insomma, quindi settimanalmente, quotidianamente o mensilmente, compravo questo prima di recarmi alla scuola media salvo d'acquisto. Fui, diciamo, plagiato, contagiato da un certo Giacomo Lacava, mio coetaneo. Io ero della terza C, lui forse della terza B. Comunque, è sempre stato un uomo di serie A, ma non lo so. Adesso è sposato con una cinesina, sì. Però non è amante di Tarantino. Non lo so, così mi disse anni fa su Facebook. Poi mi bloccò perché mi considerò troppo particolare, diciamo. Gioca a manga calcio, nell'area ancora. In che senso particolare? Ma nel senso che, notando quest'uomo diventato come Brad Pitt, no, come Rupert Everett, ma questo è ricchione, sì, diritto d'autore, tutti i soldi vanno a Rupert Everett. Però ci dà con Anna Falchi quando sei a quei tempi, compra anche quel calendario. Anna stava con Falcone, veramente, quello del pinguino nella sala. Poi ci sono anche i Maroni, Sì. svuotate con Anna, no? La famiglia Maroni. Vicina di casa invece scassa le palle con la stessa corsa, per entrare in casa per uscire. Ci togliamo dai Maroni. Allora, comunque, tornavo a casa e masturbavo, su quelle di non era mai, avevo un'ora di tempo prima che tornasse mia madre. Un dopo scuola, veramente. Uomini andate scolarizzati, donne, so che piacciono le olive a scolare, ma anche l'uccello tutto scolato. Bisogna scrollarci di dosso questi patenti moralistici. Ora, poi c'era Ambrangiolini, veniva, diciamo, irretita, no, ciò che diceva a quei tempi, le veniva suggerito da Gianni Boncompagni. Ma era il suo compagno, anche se lo tace, quindi era un mezzo pedofilo? No. Stava con Isabella Ferrari e le dava dentro e regalava anche la Mercedes. Il falò sa tutto, è un'ombra nella notte, un esperto anche della malattia dell'ombroso, è un esperto delle malattie mentali, di questi critici. Critici. Io essendo il più grande critico di Cie del mondo, soprattutto il più grande critico di me stesso, è questo che mi impedisce a volte di esternarmi e di dire la verità. Perché sono molto, appunto, autocritico. Ecco, ho da sentenziare su questo, così sarà un video particolare. Senza riferirmi a persone particolari, no? Particolari perché insomma, aveva paura questo Giacomo Lacava, ma la chiave questa sua ragazza, che potesse trasferirmi in Cina, darci dentro, non so, con la porno attrice, la conoscete, Asa Kirby, dell'Asa. Può essere agente che dice, io sono un tipo anche tenebroso, no? Tenebre, profondo rosso, no? Asakir, Katsun, Katsun, poi Tetsuo, quello, la roba, comunque un po' più piccolo rispetto a quello del falotico. Falotico? No, dice, boh, senza fare nome e cognomi, cioè Francesco Alò, cosa? Francesco Alò, si riunisce con questi tipi opinionisti da bar, dei pensionati che vengono visionati da voi, che avete queste vite frustate e vi proiettate una settimana altra che non riuscite molto a essere ficcanti, e ho detto tutto. E quindi c'è il solipsismo, adattare il mondo a propria immagine e somiglianza. Guardate,
siete più brutti di Arthur Fleck, Joker, quando deperito, dimagrito, subissato di farmaci che l'hanno completamente disabilitato, nell'anima prosciugato. Andiamo avanti. Sì. Adesso Joker, secondo questi panzoni, è diventato un serial killer. E va punito, è stata messa l'acca dove fu immessa, diciamo, Sofia. Chi è Sofia? Sofia, avete visto, state guardando la serie TV Il Pinguino, non mi aveva preso molto, adesso mi sta piacendo, è un bel figlio di puttana questo Penguin. Comunque Il Pinguino è stato anche Dan DeVito, poi abbiamo avuto Tommy DeVito, siamo così anche un personaggio di quel film di Clint Eastwood, Jersey Boys, ma soprattutto Joe Pesci, sono buffo, faccio ridere. Guardate che siete abbastanza cresciutelli, quindi ragazze belle, basta con la masturbazione, non avete più 13-14 anni come alfabetico. A quei tempi io sono rimasto indietro, quindi io posso continuare in questa masturbazione di video. No, comunque la pasta preferita dalle donne non è vero che sono la lasagna o la lasagna, non sono pure tortellini, pasta per sé, sembra ovvio, se sono donne... non lesbica referenza da Joe Foster. Comunque, diciamo, torniamo forse a Iris, Joe Foster, Taxi Driver, rielaborato da Todd Phillips, e diciamo c'è una citazione, non una citazione, anche di, ovviamente, King of Comedy, abbiamo detto Rupert Everett, c'è anche Rupert Pupke, ah, che stronza è, il falò è veramente un genius, non può stare in mezzo a questi cialtroni, dicono stronzette, va preso, è un criminale, poi dicono di essere comunisti e di avercela contro i fascisti, qua si fa di tutto erba un fascio, e questa, diciamo, cultura da persone che vedrebbe bene al mercato ortofrutticolo a vendere le banane alle donne, ma non la propria banana, ecco, oh, ma forse meglio banana ciò. Questo Bud Spencer. Ci vuole un dipatretico, diciamo, come Uma Thurman di Kill Bill, o forse Terence. Ah, Kill Bill Terence, ve lo chiamavano Trinità, diciamo, quel western all'italiana. Sergio Corbucci, Sergio Leone, tutti Sergio. Poi c'è anche il commissario, è serio, basta togliere la G di gonna, e da Sergio passiamo a serio. Ci sono poi anche gli errori da tastiera, sì, sì, sì. Quelli sono gli altri. E poi c'è la parte degli agnellini, no, io non... Ecco, avete visto? Arriviamo a questo. Il Joker, no, di Tim Burton, abbiamo avuto Batman Returns, con Michelle Pfeiffer, bella gattina, bella catuoma. Adesso uscirà questo libro, Batman Resurrection, ci sarà anche il libro Falò Resurrezione, dopo tanta affezione, bellissima, ma un titolo non da americanizzare, no? Quindi, non si può esportare. Questo farò fu deportato, sì, fu deportato, fu asportato anche dalla sua anima, fu espropriato di se stesso, adesso si riapproprierà della patente di malato vivente, diciamo, consegnatagli da questi personaggi cattivi oppure dalla patente B. La scorsa settimana anche la visita oculisti, no, questa settimana, c'era ancora sabato, dai, vado troppo avanti, lo sono dalla nascita, e per questo la gente mi voleva rimpicciolire. Dicevo, quel Jack Nicholson ammazza i genitori di Batman, una cosa che è sfuggita a tutti, perché naturalmente voi non siete né lungimiranti, né oculate, neppure oculisti, e non avete occhio. Nel primo Joker si intravede forse il viso di qualcuno che ammazza i genitori di Bruce Wayne, futuro Batman, indossa una maschera, no? Ha le fattezze, diciamo, fisionomiche forse di un uomo lombrosiano, no? Ma forse è lo stesso ragazzo che ammazza Joker in questo secondo? Beh, d'altronde, questo disturbo psicotico condiviso. E voglio condividere con voi questa intuizione, perché secondo me Joker, cioè Arthur Fleck, non è morto. Forse c'è stata la reincarnazione in quest'altro, così come sostiene Francesca Locke, è un critico avvenuto e ci vede bene. A differenza di questi,
che sparano stronzate, e siamo al bar bisogna recarsi, come fa il Falò, infatti sto realizzando qualcosa inerente, locali dove si beve, e beh, l'altro guida è stato De Brezza, e vabbè, anche questo, anche questo fa tipo, questo supplizio, questo calvario. Il nostro cappello è che sto diventando sempre più calvo, comunque diventerò lo scrittore più bravo di Italo Calvino. Ora, uomini, conoscete la tragicommedia di Arthur Fleck, no? Di Ionesco, la cantautrice calva? L'abbiamo detto già con la cava, adesso non so se sia se calvo, non lo so, la calvizie, e l'idiozia sempre più incombente, crescente, come la pancia di questi, che a forza di guardare film, mangiare celluloide, mangiare anche delle salsicce, le donne vorrebbero mangiare il loro salame, che sono, però... Allora, non c'è due senza tre, quindi ci sarà questo terzo Joker, sarà questo qui, che assomiglia un po' a chi? A me? No. Questo lì è una barzelletta. La mia vita oscilla fra la commedia e l'horror. Io non indosso il mantello, a differenza di tutti i supereroi, tranne quest'Arthur Fleck. Neppure la mantellina, come invece fa Nanni Moretti in Caro Diario, quando va con la vespettina per le strade di Roma, perché tutte le strade portano a Roma, e quindi così è messi questo film, è piaciuto a me, è piaciuto molto, e qui c'è l'imitazione di un altro che se la tira molto, questo è tutto, so dire, abbiamo i Maroni, tutto incappucciato, sì, Bruce Willis di Unbreakable, io sono Mr. Glass, basta che qua, però fa male, e uno mi offenda, sai che sei una testa di cazzo, il mio fegato viene spappolato perché per consolarmi da questo offeso, il fegato già malissimo lo diventa ancora di più bevendo le amarezze vostre, no, un amaro, poi facciamo una bocca. Oddio, oddio, uomini, mamma mia, come si è ridotta la critica italiana. Io tornerei al grande Lino Bene a questo punto, se proprio vogliamo dircela tutta, almeno erano film come quelli con Paolo Villaggio, no? Che non avevano molte pretese. Adesso mi sembra che qui si stiano compiendo le critiche, oltre che pretenziose, anche un po' pretestuose, ecco. La critica è sempre pretestuosa quando si critica una persona. Non la si critica perché non è Brad Pitt, ma d'altronde anche lui a scena, perché non è Rupert Everett. Gli si dà la patente di Poveretz perché in realtà è un bel geniette e quindi la gente vuole suggestionare il prossimo. La teoria dei supereroi di Dave Carradine, cioè del suo personaggio, Superman è Superman. A meno che non finisca sulla sedia a rotelle, è uscito anche quel film documentaristico Christopher Reeve. Poi, diciamo, in quel film, Pulp Fiction, di Quentin Tarantino ovviamente, secondo film, secondo opus, c'è Christopher Walker, c'è anche Bruce Willis, c'è Maria de Medeiros, che assomiglia, nel film assomiglia anche un po' a Ambro Angiolini. Uomini che non fate tanto gli angioletti, eh? Oh. Bisogna essere diabolici. Io sono adoratore di Diabolic, non dei Vanetti Grossi, anche se compaiono. Sì, 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 una figurazione lì al teatro Duse. Mi si vede così, con questo naso lungo. Ma non si vede questo. Peccato, ma non è un film. Avrebbe attratto molto lo sguardo, con ferma immagine. Immagine con un piccolo. Fermiamo John Wayne. Adesso uscirà questo biopic su Bob Dylan con Timothy Chalamet. Allora basta, scemetti. Il Falò me lo metto. Ma perché io lo metto? Lo metto? A chi? Lo metto? No, lo metto. È la vostra, lo metto, da omettere, perché non si può mostrare, è qualcosa di mostruoso. Quindi, il Monster Cock, sono io. La gente poi ti dice, se mostro, se psycho,
La madre, Coccobello. Poi abbiamo avuto sì, Falcone, i Falchi della Notte, l'Inconox, dipende diciamo dalla versione italiana o internazionale, si veste Stallone. Ah, domani, quinta puntata di Tulsa King 2, ovviamente, c'è anche il grande Domenico Lombardozzi, c'è Fred Grillo, basta con questi grilli, oh, il grillo parlante, Pinocchio, Mangiafuoco, e tutti questi qua, Guardate, non potete manovrarmi con un burattino perché io sono un cretino, quindi lo dite voi che io discordo da voi, siete d'accordo su questo, e distorco la realtà. Quindi se voi mi dite come funziona il mondo, qual è la verità, io non capisco, non potete manovrare. Mi siamo tolti dal terzo. C'è sempre qualcuno che deve disturbare. Sì, sì. Ricordo una volta, tornai, mangiai, dove sicuramente sta di là, e uno suonò al campanello, che rotto di palo. Un po' lo schizzo così, ma è vergognoso. Sì, sì, come questo commissario fa 4. Un libro senza inibizioni, no? E basta. Con queste esibizioni ci vuole un esibizionista vero, vero puro, come Falò, che qui denuda, denuncia. Lei che fa mi denuncia? I suoi ex atti puri, non vuole denunciare le sue ex. Sì, sì, qualcuna c'è stata. C'è stata? Com'è? C'è stata? No. Quando? D'estate? Non lo so. Questo chiedetelo a loro. Ma non vi diranno la verità. Okay. D'altronde, non vorranno confessare che adesso si sono messi assieme a un altro e quello non deve sapere che queste qua prima hanno avuto di un malato mente, lo dite voi, allora sarebbe qualcosa di disdicevole per la loro reputazione, diciamo. Il pinguino. Il pinguino. Si è mangiato troppo. Sto diventando un po' pinguino. Poi c'è il pinguone, c'è il coglione, c'è il balanzone, c'è il pulcinella, c'è una ragazza bella, non così bella come una modella che fa la passerella, quindi non è una passerone, ci sono i passeri, ci sono i film a Rosi Pasolini, Uccellacci Uccellini, che piacciono molto ancora a Rupert. Quale Rupert? Pumpkin? Pumpkin? Everett, ora voglio finire con una lettura del cazzo. Effetti che nella mia vita e avvenimenti avvennero impietosi e funesti, posso dire non poco clamorosi, ah, che patibole, quanti supplizi non richieste, dovetti vedere, subire, vivere. Voglio qui riportarveli con meticolosità certosine. Comunque, queste vecchie preparano degli ottimi certosini, a me non sono mai piaciuto veloce. Comunque, prettamente riferendovi in ogni arcano, ogni più arcano, e deturpato me stesso, non deludato, dettaglio intimo, sino ad ora rimasto privato. Spogliandomi così facendo interiormente, mostrandovi quel che fui e forse ancora sono adesso, ovvero sia risorto d'incanto. Comunque, certo sì, preferisco il risotto. Ma è una pasta. Pasta e piselli. Piselli piacciono alle donne. Allora i miei porcelli, il porcellone, che fate al lavoro anche in cucina, con tutte le piastrelle di porcellana. Allora, così facendo, risorto d'incanto e staticamente rinnovato. Allora, è da questa rinascenza figlia della rimembranza più acuta, non alla stella di Occulto, penso alla finata, rifulse, diciamo, sottoscritto che fu, come detto, di depravato, no? Autodeprivato di Montegioia, sì, sì, mi castrava da solo. In quanto affondato, come già poc'anzi detto, nelle sabbie mobili di uno psicologico gravame fangoso e lacrimoso spesso devastato. Ora invece, come per miracolo, decoratomi da tanti sbagli metaforici, esistenziali e desiziali sbadigli addoloranti il mio animo, restatone. Oh, che cosa? È stato arrestato. Chi? Lei, però.
restatore costernato, mi sento viva Dio, da me stesso rianimato, poiché rianimatomi in modo estatico. Non avete detto un cazzo. Comunque, in poche parole, mi amo molto. Torniamo a Woody Allen, all'autoerotismo, no? Sono quindi pronto per gettarmi a capofitto all'interno e nell'inferno di un'altra nerissima patozza. No, qui, vicenda. Ed un contorto enigma da risolvere con una risoluzione severa e fine ricerca indagatoria. Però non prima di svelarvi con puntiglio quanto più mi sta a cuore e sullo stomaco. Sì, sì. Sono tipo che risulta anche, o risulta, possa risultare anche indigesto. Mi sento in modo indigesto e nefando. Comunque, ora Bruce Willis, a differenza di me, di voi, a differenza di me basta, voi siete da includere, siamo a Bruce Willis, purtroppo soffre di demenza. Mi ricordate la voce narrata di Bruce Willis in City? Era una notte buia e tempestosa. La città era buia, era notte. Allora, c'erano in giro i girini, poi ci sono anche i girotondi, c'è la rotonda, dove passa una donna dal culo tondo. In giro c'erano tante mignotte. Di notte vengono fuori gli animali più strani. Prostitute, spacciatori, recensori, del cazzo. E a proposito di pistolotti, mostri che non siete tanto moralistici, però basta, palle! No, poi non si riesce a parlare. Questa sta sempre a spiaggia, sono gli spioni. Ci sarà un nuovo libro su Bob De Niro? Vedete cos'è già una caricata? Un tipo molto sportivo, no? E cowboy! Con l'accento di Brooklyn, no? Come Copland, in tutti i film, anche quando girò Holy Smoke aveva l'accento di Brooklyn, no? Perché Holy Smoke? Vuol fare l'educatore. Però gli piace la figa, Kate Winslet. Allora, uomini, Leonardo di Capita e Tarek, secondo me Leonardo a prua, a poppa, poi non solo le sue mani, come no, no, dei tali, cioè tutto il dipinto con tutto lo schizzo. Poi Revolution e l'Europa, io fui scambiato per Michael Shannon di quel film, no? E cavolo? Poi arriva Bob, tale da Moicano, altro che West Story, stavi di The Last of the Moicans. Ecco, ma questo attore che sono io, ma questo Daniel Day-Lewis non lo vede proprio. Adesso è ritornato, sì, per il film del figlio, ma ormai è adatto. Come ve la passate con Ruffiani? No, come ve la passate con Ruffiani? Lo so, c'è tutto un gioco di ruffianerie nelle vostre tribù. Sono un uomo della pistola potente. E lei, donna, al grilletto facile? Non è facile realizzare questi video e scrivere i miei libri, che sono delle stronzate. Sono stronzate tarantiniane. Diciamo, sono intrugli. Si passa da Blade Runner a Shining, da Mulholland Drive a Joker di Tim Burton, dal Joker di Todd Phillips a quello interpretato da Heath Ledger. Si passa da Dylan Dog ai cani che siete voi, si passa da un hot dog alla senape, alla maionese, alle patate fritte, alla salsa, nelle patate, del cover, non è un serpente, no, si veste Stallone, si passa a Brigitte Nielsen, a un altro ex passerone, si passa di qua e di là, quelli che se ne ripassano. Voi dovete ripassare il vostro passato e non pensare al farò, perché è un tipo dal passato buio, ma è un tipo anche compassato. Quindi, uomini, non siatemi compassionevoli, e ci vuole la passione di Cristo, la compassione, ci vuole un'altra grande recensione del commissario. Capo redattore ha scassato il marone, ancora non esce con queste recensioni, secondo me si sta sparando, come dicono, un po' dappertutto, dei rasponi. Allora, proprio un coglione,
ci sono delle recensioni che fanno? Stanno lì a languire, a stagnare, oh, basta. E questi che stanno a parlare si riuniscono, a me non è piaciuto, e quell'altro che sbraglia, che cosa urla, oh, bisogna urlare allo stadio, lì bisogna sfogarsi. Adesso uscirà anche questo Gladiatore 2, voleva essere presente Rupert, la vecchia salita di sport, posso partecipare, ma tu sei mezzo ricchione, ha detto, no, però c'è, nella versione stessa di Napoleone con Gioacchino, Joaquin Phoenix, madonna che casino, poi The Last Duel, Johnny Kerman, in questo film c'è Vanessa Kirby, madonna santissima, poi c'è anche il Folletto, che sono io, no, aspira a polvere Kirby, Bruno Kirby, torniamo a Bruno Kirby, no, l'amico di Venire, il padrino parte secondo di Coppola, e il padre che è uno stronzone, i Slippers di Barry Levinson, uscirà con De Niro, presto vedremo il trailer, con Anthony Hayes in un doppio ruolo, poi lo vedremo nella serie di Zero Day, poi in Teen Soldier, di Brad Fulman, with Clint Eastwood, no, con figlio, Scott Eastwood, c'è anche Jane Fox, io sono Fox con due X, sono The Fox, la volpe, sono Lupus in fabula, sono un uomo che sta lupo, che beve la birra, no, non mi piace, che si fa col lupo, ci sono i lupi, Caro Diario, Puss Underground, David Cronenberg, Il Pasto Nudo, Harry, Pioggia di Sangue, John McNaughton, seconda regia, Mad Dog and Glory con Maturma, Lo Sbirro in Bossa e la Piuma. Amico, proprio da parlare, non sapete un cazzo, vi siete accorti che tutto mascherato, sì, il cavaliere mascherato, Berlusconi, ammazza i genitori di Bruce Wayne, Batman, l'uomo pipistrello, che svolazza, poi si ferma a bar, e ordina un caffè lavazza, lo so. Poi, la serva serve a fare cosa, come diceva Totò, si beve il caffè alla pazza, si offre, no, si dà cose, e la serva serve, viene di là, ti fa tutto il lavoro, no, deve lavorare, poi si dà 1,30 euro, costa 1,30 euro il caffè, e lei poi pulisce tutta la tazza, anche del cesso, perché lì, basta, no?